Si infiammano le proteste in Italia contro le misure di chiusura imposte dal governo. Dopo Napoli e Roma, la scorsa notte è stata la volta di Milano, Torino, Pesaro, Trieste, Lecce, Firenze, Catania e tante altre città. La protesta parte dai commercianti e in particolare dai ristoratori, costretti a chiudere alle 18, ma riunisce anche i tanti lavoratori che hanno perso il posto e non hanno più di che vivere. A Milano gruppi di giovani hanno tentato di assaltare la sede della Regione Lombardia e sono spuntate anche delle Molotov lanciate contro i vigili urbani. Scontri e vetrine infrante anche a Torino, dove sono stati assaltati alcuni negozi di lusso come Gucci e sono stati dati alle fiamme i monopattini. Le proteste sono tornate anche a Roma, dove i gestori dei pubs hanno buttato la birra in segno di protesta, e a Napoli. A Pesaro è stata inscenata una cena di protesta con 90 persone interrotta dalla polizia, ma proteste pacifiche si sono svolte ovunque, da Treviso a Latina. Tutti contro il nuovo decreto, definito ammazza ristoranti e criticato anche all'interno della maggioranza. E intanto la piazza non crede più alle promesse del governo e chiede i dati scientifici sulla pandemia. Semola di alta qualità, 8 uova per chilo di farina. Questa era la ricetta delle nostre nonne, che noi ora usiamo per produrre la pasta di Camerino. Trovi anche la linea Murabi dall'alto valore proteico e basso contenuto glicemico e glutinico. Smetti di mangiare pasta e inizia a mangiare una signora pasta. Pasta di Camerino, la pasta di una volta, sulle tavole di oggi.